Ciao a tutti, amici di Un Posto per i Pensieri, eccoci qui con la nostra rubrica settimanale di astrologia e naturopatia insieme a Paola. E questo momento, diciamo così, vede le energie di Venere in Sagittario. Quindi chiedo immediatamente a Paola, perché l'ha anticipato lei, perché lei è l'esperta, che cosa vuol dire per noi e cosa ci consiglia questa settimana il cielo. Ciao a tutti, grazie di essere qua con noi. Sì, diciamo che questa è una novità della fine della settimana scorsa, quindi Venere ha cambiato il segno in cui sta, quindi non è più in Scorpione ma in Sagittario. E sapete che la Venere in Scorpione è sempre un po' debilitata perché non è proprio felice di stare in quel segno zodiacale. Perché è un po' l'energia appunto venusiana è un po' all'opposto dello scorpione. Quindi, quando c'è questo cambio, quindi passiamo dalla Venere scorpione alla Venere sagittario, solitamente si sente appunto un alleggerimento dell'atmosfera, cioè meno tensione. Una Venere in un segno di fuoco che porta molta libertà, perché la Venere nel segno del Sagittario in primo luogo vuole essere libera, non vuole essere costretta e è una Venere appunto che ama spostarsi, ama viaggiare, ama imparare e ama non essere messa in gabbia. Quindi questa è, diciamo, il primo step energetico di cui ci dobbiamo ricordare. Una Venere che nel corso del suo transito, quindi che è iniziato il 17 di ottobre e finirà l'11 novembre, nel corso del suo transito incontrerà un po' di sfide, quindi sarà quadrata a Giove e a Nettuno. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questo è un grande periodo in cui noi ci possiamo esporre, ma ci renderemo subito conto delle illusioni, quindi di quello che non andrà. Perciò drizzate le antennine, perché se in queste settimane appunto vedete degli stop oppure vi rendete conto che la cosa che magari volevate realizzare non può essere realizzata anche appunto in ambito amoroso perché o vi siete illusi o avete ponderato male o sentite un freno, ascoltate questa indicazione, cioè fidatevi del vostro intuito. È una Venere che vi insegnerà molto a fidarvi del vostro intuito. Vi faccio vedere anche la carta, vabbè, la carta di Venere l'abbiamo già vista. Vi faccio vedere la carta del Sagittario che appunto Ah, è. che bella, che meraviglia! Sì. E la sua frase è: viaggia verso quello che è lontano. E vi volevo anche leggere proprio due parole sul Sagittario, se avete voglia, così riusciamo a introiettare maggiormente la sua energia. Però devo ritrovare il mio, eccolo qua, il mio librettino. Scusate. Ora cerco e poi vi darò un consiglio su un olio essenziale da utilizzare in queste prossime settimane che è davvero molto molto utile per lavorare su quello che vi ho detto prima. Quindi diciamo così che l'energia di questa settimana che ci prepara questa Venere in Sagittario è un'energia intuitiva, però un'intuizione non tanto creativa, ma quanto disvelatrice di verità. Cioè Esatto. riusciremo a capire meglio, dimmi se ho capito in maniera corretta, quali sono le cose vere e quali cose, le cose un po' meno vere, le cose più ingannevoli e le cose, che possono essere non buone per noi, insomma, sostanzialmente. Cioè, il mio consiglio è, se voi vedete che certe situazioni o si arenano oppure voi pensavate uno svolgimento e invece si svolgono diversamente o vedete degli intralci, quello è lo stop che avremo sulla Venere, Ok. perché appunto c'è una quadratura di Nettuno, una quadratura di Giove, quindi è un po' sono segnali del fatto appunto che magari uno deve cambiare strada o deve fare cose diverse. Ok. Però con questa quadratura di Giove la sfida è
cercare comunque un punto positivo, di rielaborare la realtà comunque in maniera positiva, anche se magari avremo un pochino di sfide, ecco. Vi dicevo che per quanto riguarda il Sagittario, il mantra è viaggia verso ciò che è lontano, perché come vi dicevo è un segno che adora muoversi, spostarsi e conoscere. E le cose che non dovete fare durante questo transito è il fatto di stare a pontificare troppo, a mettervi in una posizione di superiorità, diventare arroganti, non diventare eccessivamente schiavi dei vostri ideali. Queste sono tutte un po' le ombre del Sagittario. Quindi quando la Venere appunto si mette nel Sagittario, state attenti a non cadere in questa ombra. Quindi la versione migliore del Sagittario si manifesta quando si esprime come un insegnante luminoso che sa guidare gli altri verso la loro realizzazione, verso una consapevolezza maggiore. Quindi questo è un po' invece il punto positivo del Sagittario. Il compito evolutivo del Sagittario è trovare un equilibrio tra la saggezza e l'istintualità che lo contraddistingue. Come colori, anche perché è interessante anche vestirsi con dei colori che possono ricordare l'energia del cielo. Scegliete un bel arancione, scegliete dei colori appariscenti, perché ecco, la parola chiave della Venere in Sagittario è questa, Amazzone. Ok? Quindi bisogna proprio diventare delle Amazzoni. Come cristalli vi possono andare bene l'occhio di tigre, il quarzo citrino, il lapislazzuli e il turchese. E adesso vi volevo fare questo ragionamento. L'olio essenziale migliore da usare in questo periodo per andare a lavorare sulla Venere è il pompelmo, che vi faccio vedere. Oh, io Ti piace? adoro quest'olio essenziale, mi piace molto l'essenza di pompelmo. Ti piace? Molto, sì. È fresca, mi rinvigorisce, ma in generale io amo molto tutte le essenze di agrumi. Non Perché sei un so se segno di questo ti dica fuoco. qualcosa da un punto di vista profondo, ma mi piacciono molto. Sì, perché sei un segno di fuoco. Sei nata di mattina o di sera? Ah, Mattina. ecco, vedi, tutto questo ci richiama a sicuramente tu sei una persona maggiormente solare perché hai tanto fuoco e meno lunare. Per esempio, io che sono invece totalmente lunare, io rifuggo gli agrumi come se non ci fosse un. Vabbè, proprio non piacciono, per me sono delle profumazioni quasi inutili, però appunto ognuno ha la sua. Comunque la carta del pompelmo è bellissima. L'immagine Adesso perché è questa di questo uccellino che vola verso il sole? capisci. Allora, ti ho parlato del fatto che uno dei valori principali del Sagittario è la libertà. Quindi Certo. vedi, l'uccellino, cioè la gabbia aperta, è riuscito a ritrovare la sua libertà. Quindi il pompelmo è uno di quegli oli essenziali che ti aiuta proprio a lavorare sul concetto di libertà, andando ad abbandonare le tue dipendenze. Quindi questo è proprio, secondo me, l'olio essenziale principe per il Sagittario, che prima cosa che deve fare deve essere completamente libero, perché il Sagittario in gabbia si castra in una maniera fortissima, perciò il Sagittario non si deve mai sentire in una gabbia, deve essere sempre libero di fare e di andare, di conquistare, come veramente, come vi ho detto prima, immaginate un Amazzone che va, conquista, fa le sue cose, è indipendente, quindi questa è un po' la tematica del Sagittario. Il pompelmo vi aiuta appunto a liberarvi dalle dipendenze, sia da quelle emotive che da quelle fisiche, quindi va benissimo anche se per esempio volete fumare meno. Volete mangiare meno, volete tenere un pochino a bada la fame nervosa, è utilissimo. E il modo in cui si usa per esempio tenere a bada la fame nervosa o per arginare le dipendenze, si fanno le inalazioni a secco. Quindi voi prendete un fazzolettino di stoffa o anche di carta, se proprio meglio la stoffa, però
Capisco che magari siano i fazzoletti di stoffa, insomma, mi ricordo, mio nonno usava sempre i fazzoletti di stoffa, adesso sono un po' più difficili da trovare. Comunque mettete 2 o 3 goccine dell'olio essenziale sul vostro fazzoletto e poi inalate. Per esempio, se a mezzogiorno avete fame, ma appunto sapete che magari siete a dieta e dovete mangiare all'1:30, insomma avete altri orari, questo vi può aiutare a contenere un po' lo stimolo della fame nervosa. Stessa cosa se avete il progetto di fumare meno, quando voi sentite la voglia di fumare la sigaretta potete fare così. Sono Quindi curiosa, ma che cosa c'è dietro le carte degli oli? dietro le carte degli ori c'è questo albero con il simbolo dell'infinito, che è il mio simbolo preferito. Infatti non so se io porto l'anello che non tolgo mai, è quello col simbolo dell'infinito, non so se si vede. Bello. E quindi io sì, è il fiore della vita sotto. Quindi il pompelmo ci rende liberi sostanzialmente, ci aiuta a lavorare su queste dimensioni. No? Il pompelmo aiuta proprio, sì, alla libertà e quindi questo fatto di non sentirsi ingabbiati. Faccio una domanda un po' particolare, così, visto che c'è Venere in Sagittario, e scusa l'ignoranza, da un punto di vista affettivo può essere un momento in cui ci si riprende la libertà rispetto a, come dire, magari relazioni che hanno concluso il loro ciclo nella nostra vita o che comunque stiamo abbandonando, oppure no? È una mia domanda un po' così. Diciamo Sarà anche molto che generica, sappiamo che non si può ragionare in questo modo, ma te la faccio. questa tematica qua l'affronteremo con la Luna nuova in Scorpione, perché Ok. comunque ci sarà tutto il tema di darsi la morte quando uno se la deve dare, quindi quando sente che la relazione è finita, uscire dal loop. Quindi questa è una cosa che vedremo proprio settimana prossima, perché ovviamente poi non è che le energie del cielo sono combinate, nel senso che è ovvio che c'è una Venere in Sagittario, però adesso stiamo per entrare nella stagione dello Scorpione, quindi settimana prossima appunto vedremo, c'è anche Mercurio in Scorpione, quindi c'è tantissimo in Scorpione e perciò questa è una tematica che affronteremo settimana prossima. Ok, quindi diciamo che senza volerlo ti ho anticipato un attimino il tema che sarà Sì. oggetto della nostra puntata di astrologia per mercoledì prossimo, dove vedremo che energie ci preparano per settimana prossima. Quindi questa settimana lavoriamo sul tema della libertà insieme al Pompelmo. Dunque, E noi. sarà una puntata molto molto importante perché abbiamo appunto una luna nuova in Scorpione che oltretutto coincide con il Capodanno celtico, perciò ragazzi io vi invito a seguire la puntata della prossima volta perché andremo a fare proprio un profondo. Poi io sono molto in connessione con queste energie scorpioniche, perciò proprio per mie caratteristiche personali, perciò faremo un profondo lavoro. Sì. Bello, bellissimo. Allora, noi ci vediamo insieme a Paola quando facciamo lo Zoom? Il 25 novembre. Il 25 novembre, quindi se volete ricevere sostanzialmente l'invito con il link per collegarci, dove lavoreremo un po' con la tarologia junghiana, con i suoi oli essenziali, eccetera, basta iscriversi alla newsletter di Un Posto per i Pensieri, che io poi invierò a tutti quelli che vorranno. Ringrazio tutti coloro che sono venuti domenica perché è stato un bel evento, sebbene piccolo, un bel evento con persone meravigliose con cui abbiamo lavorato e non lo so, penso che lo ripeteremo, vedremo un attimino con Sì, Paola sicuramente rispetto lo all'incidente. ripetiamo. Sì, lo ripetiamo e poi appunto se guardano le mie pagine Instagram li informiamo o dei social, li informiamo tramite i social, anche per io a breve appunto farò partire anche un altro percorso per vivere al meglio le energie di Samhain, quindi quelle di novembre, collegate molto appunto a queste energie scorpioniche, quindi chi ha piacere a partecipare, comunque metto tutte le info sui miei social. Ecco.
Allora, trovate tutto chiaramente in descrizione. Comunque, sia io che Paola abbiamo dei siti per cui sono tutti collegati anche. Io lavoro meno sui social network, il sito, diciamo così, è. Sito YouTube sono quelli più, mentre lei è molto più attiva sui social. Ok. Sì. Allora, noi ci vediamo settimana prossima. Io ringrazio come sempre Paolo Rossini. Tra l'altro, questa rubrica sta piacendo tantissimo perché effettivamente. Parlare di astrologia così, poi tra l'altro con una connessione con la vita concreta e con la, diciamo così, la salute, perché la naturopatia si occupa, è una scienza olistica che si occupa di salute e benessere, è una cosa che fanno in pochissimi, per cui ti ringrazio tantissimo Paola e ci vediamo settimana prossima. Buona Ciao a giornata. tutti. Ciao. Ciao ciao.